città, territorio e criminalità, presente e futuro di una Gragnano che non si arrende, con il consigliere Alfonso Longobardi per discutere di criminalità sul territorio e del rilancio di una zona molto importante per l'economia della regione Campania. Una Gragnano che non si arrende, ma io direi un territorio molto più vasto, Monti Lattari, Penisola Sorrentina, l'intera regione Campania. Abbiamo di fronte un'opportunità incredibile, ma bisogna essere attenti soprattutto nel dare sviluppo a questi territori. I tre asset principali che individuerei sono dare economia, sviluppo, lavoro e soprattutto dare al contesto scolastico un'educazione alle nuove generazioni che devono vivere soprattutto con un'educazione fatta nel rispetto dell'altro. Non personalismi, non egoismi, ma lavorare tutti insieme per il bene di un territorio grandissimo. La sfida a partire dal 2016 dovrà essere quella di essere soprattutto sinergici, progetti che riguardino il territorio dei Monti Lattari, il territorio dell'intera regione Campania, che consentano a tutti i giovani di poter avere possibilità di poter realizzare i propri sogni. Questi sono i concetti base che consentono anche alle nuove generazioni, anche alle attuali generazioni, di non essere tentati di poter prendere vie differenti da quelle che riguardano la legalità. La legalità non può essere solamente una parola annunciata e nessuno ti può si può ergere a paladino della legalità mettendosi una maglietta e distinguendosi così dagli altri, ma la legalità è qualcosa che deve essere agito, deve essere provato con atti concreti che partono sia dalla politica che dal funzionamento delle istituzioni. Ringrazio il Presidente Zurlo di Legalmente Italia per questa iniziativa che sta portando avanti per dedicare la biblioteca di Gragnano a mio padre Michele Cavaliere, ucciso dalla Camorra nel 96 per aver denunciato il racket. L'importanza di questo gesto secondo dal punto di vista della famiglia Cavaliere? È un gesto che mi fa riscoprire di nuovo la fiducia nell'uomo in quanto tale, perché veramente negli anni ci siamo veramente sentiti soli dopo l'omicidio di mio padre. E con piacere ho ritrovato tanti amici qui a Gragnano e spero che l'iniziativa vada in porto. Gragnano è una cittadina ridente, conosciuta nel mondo per la sua attività primaria, per la sua produzione di pasta, ben nota a tutti. Si deve evitare che questo nome in positivo sia sostituito da fenomeni invece di malaffare o di criminalità che la possano sporcare. Sono lodevoli le iniziative come quella di oggi, sono importanti, c'è bisogno del coinvolgimento di tutti. Non a caso la biblioteca, proprio perché l'associazione ha lanciato sul territorio una petizione per intitolare la biblioteca a Michele Cavaliere. Credo sia fondamentale coltivare la memoria. Io ho assolutamente memoria di quei fatti, ma i miei figli non l'avranno più. Perché farlo in biblioteca? Perché la biblioteca è quel luogo che stimola quel senso critico agli studenti, quel senso critico che deve far sì che uno studente impari, conosca per meglio dire la storia del proprio territorio, e Michele Cavaliere è un pezzo di storia di questo territorio, è un sacrificio che il territorio non ha ancora metabolizzato. A quel sacrificio bisogna dare una ragione, bisogna trasmetterlo, bisogna conoscerlo. È un momento importante perché si dimostra di non aver nessun timore nel combattere un fenomeno che deve essere considerato un danno, quindi poi in un ambiente così bello dove la cultura ne fa da padrone, credo sia indispensabile sottolinearlo. Io, come voi sapete, sono di Sant'Antonio Abate, mia moglie di Gragnano, e quindi merito a chi, all'associazione, all'amministrazione che hanno voluto questa testimonianza. Lei diceva un tema delicato del quale siamo stati purtroppo protagonisti in questi anni, ma bisogna anche aggiungere con ottimi risultati. Noi siamo riusciti a debellare fenomeni gravissimi con attività dolorosissime, e quindi continuiamo su questa strada. Io credo che se non ci arrendiamo mai ce la vinciamo sta partita.